Incidente mortale questa sera, sabato 24 novembre, intorno alle 18 sulla strada provinciale 13 a Busano. Una donna è stata investita mentre stava attraversando la provinciale per entrare a casa. Il tratto è stato recentemente riasfaltato dalla città metropolitana, ma non è ancora stata ridisegnata la segnaletica stradale a terra. Visibile solo il cartello che avvisa circa la presenza di attraversamenti pedonali. L'auto, un Peugeot 206 con a bordo una famiglia, madre, padre e tre bambini, di Forno Canavese, diretta a Front, non è riuscita a evitare la donna. La vettura si è fermata diversi metri più avanti. Nell'impatto il parabrezza è esploso, ferendo lievemente al volto la passeggera della vettura. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Rossa di Varolo Canavese, la Croce Verde di Torino, i carabinieri di Corio Rivara e del nucleo radiomobili di Venaria Reale. I sanitari hanno tentato invano di rianimare la donna. Purtroppo per Lidia Marchetto, 77 anni, non c'è stato nulla da fare. Procedono i carabinieri di Rivara.